Ciao a tutti ragazzi, e come al solito sono Frankie ed oggi sono qua per questo nuovo video. E oggi siamo su Minecraft, incredibilmente ma strano ma vero allo stesso tempo. Non dica, c'è un sacco di cose. Questa puntata però non faremo le solite cose che fanno tutti quanti, barbose, struttose, brutte, cattive, ma ci divertiremo con i minigiochi, sperando che partano, sperando che funzionino. Quindi siamo sul server di Mineplex, uno dei server più famosi multigiocatore. Ci sto giochicchiando da un pochettino ogni tanto perché lo trovo divertente. Cioè il fatto che ci siano questi minigiochi molto simpatici, alcuni non li ho provati perché come potete vedere è una lista finita, incredibile. E il tempo che cambia è abbastanza figo. Non so che modalità faremo. Ah, Beacon Brawl. Ah ok, allora praticamente siamo delle... Tutti ci vedono come dei maiali, cioè pure noi in realtà siamo dei maiali. E dobbiamo cacciare la gente a suon di... No, è che se cadevo subito... Io poi faccio abbastanza schifo. Quelli da abilità e parkour. Ecco, sì, allora forse... Allora, tanto è che bisogna stare in una sorta di fase. No. E porca miseria, però. Come potete vedere, non sono molto forte. E abbiamo Micro Battle come prossimo minigioco. Che vuol dire? Level up by doing well in games. Ah, se io gioco bene nel gioco, addirittura. You join yellow team. Ma come? Io mi sono avvicinato a quello verde e mi dici giallo. Ma che sei stupido? Che sei impazzito? 6, 5, 4, 3, 2. Uno. Buon anno. Small game, big strategy. Ah ok, questo non l'ho mai capito. Cioè, sono tipo dei giochi a... Noi siamo la squadra gialla e io non ho ancora capito che bisogna fare. Questi stanno già sopra, come è che hanno fatto? Ah ecco, poi la particolarità è che la mappa si autodistrugge. Cioè, se mi ammazzi subito mi ammazzo io, No, e dai, in due siete proprio dei bastardi, Come vedete la mappa si autodistrugge, il che non è affatto bello, ma io ho preso slancio. Ho preso slancio. Ce li ho dietro, non voglio sapere come. Sto morendo di fame, cioè tanto lo scontro sarebbe inutile. Attenzione, si sono disaccorti di me. Mi sa che della mia squadra sono rimasto. Chi è che mi ha ammazzato? Ma per favore. Forse con una freccia. Such a fat pink oink. Body slam. Ah! Right click with axe to body slam. Ah, devo scegliere, mi sa. Kit, vedi, questi sono i kit. Ah, forse ho capito. Qui cambia in base al nostro minigioco. Cioè, ti dà dei bonus o dei potenziamenti. Questa è una cosa che non me l'avete detto. E siccome non me l'avete detta, vi ammazzo tutti. Adesso vediamo chi. È cambiata la mappa. Ricordiamoci che abbiamo il body slam con il tasto destro, Pronti, Attenzione. Body slam. Pff, no, non fa molto. Body slam. No, no. Ah, si deve ricaricare. Presto si deve ricaricare. Body slam. No. Tutto bene, a parte il fatto che io sono una pippa mortale su questi giochi. Io volevo far vedere che ero forte, che ero bravo, che ero una persona di sprinto. E invece così faccio proprio schifo. Guarda quello però, quello è un infame, Quello come cacchio ha fatto, potevo pensarci pure io in realtà. Vedi, si è messo là, se ne sta lì, bene. Sei un po' sfigato. E sei stupido pure. Oh, Wither Assault. Cioè l'assalto dei Wither. Allora, devo dire che come Human Archer o Wither. Ah, possiamo scegliere se essere degli Human Archer o Wither. Io voglio essere un Wither a sto giro. Perfetto, allora, Wither School. Left click with gold sword to use Wither School. Clic sinistro, usiamo Wither School. Ah, e con la Diamond Sword usiamo i Wither Minion. Allora, questa modalità io ci ho giocato, però ero l'essere umano. In questa, adesso faremo i Wither. Dobbiamo distruggere tutto. Ed è molto, molto figo. Aspetta un attimo. No! Che cazzo, io sono un umano. E meno male che ho scelto pure ad essere un Wither, Comunque sì, giocheremo come i soliti papponi. Il nostro obiettivo? Sopravvivere all'assalto dei Wither. Il che significa farsela addosso come me la sto facendo io. Io non ho capito bene se si possono uccidere. Ah no, dobbiamo resistere per 4 minuti. Sì, come no. Ed è abbastanza terribile questa cosa. È la paura, è il cagotto. Io ho provato certi infarti in questo minigioco, Attacchi di diarrella, di cagotto. Ecco, sento delle frecce. Poi il brutto è che i Wither possono distruggere tutto, tutto, oltrepassano. Guarda quello che dietro c'ha la pioggia. Guarda che sei un cretino. Se ce l'hai portati qua. È bruttissimo. Sembra di stare tipo in un film, sai, di quelli brutti, no? Dove ti attacca. Io
Io ho paura per la mia incognita. Che non lo sapevo. Via, via. Scappate, bimbi. Ok, perfetto, you've been revived. Queste qua però toccherebbe usarle solo nei momenti bui e cupi della nostra vita. E i o non dovrei stare mai all'aperto in questa modalità. Ok, ci conviene correre e passare qua dentro. E oh, ma dai che ce l'ho proprio attaccato dietro io questo, eh. Non mi deve vedere, deve pensare che sono scappato. Mi sa che la vedo male. Io la vedo molto male. La vedo molto male. La vedo estremamente male. Diciamo che mi sta crollando letteralmente casa davanti, eh. Però poi è brutto perché li vedi proprio che cazzo. Io no, che mamma. No, hanno mandato gli scheletrini. Sono rimasti soltanto 8. Oh, ma levati dal cazzo. Oh, te devi levare, eh. Oh, 2 minuti mancano. Se io me ne sto qua zitto zitto 4-4, che non mi vede nessuno. Allora, la mappa non so quanto è grande, però so per certo di una cosa, che il culo ce l'abbiamo. Ecco, sono rimasto solo io. Sono io la speranza del mondo. A me mi viene l'ansia quando rimango l'ultimo giocatore in genere in queste cose. Oddio, mi ha visto. No, ma non fate. Vabbè, mi hanno fatto il chiusone però. Ah, questa è un'altra bella modalità. Io ve le volevo portare queste più belle. Dragon Escape, che già dal titolo dovreste capire. Vediamo se ci sono dei kit. C'è il jumper. Allora, right click with axe to leap. Cioè abbiamo un salto più figo. Attenzione, vedete, eccolo lì, non è molto carino, eh. Ecco, e parte la sfida. Il fatto che di avercelo dietro non rende le cose carine. Proprio no. Ok, io mi sto impegnando, lo sapete, ho vinto nel parkour di Surreal. Posso fare anche altre cose. Oddio, sono primo. No! Ma porca puttana! Ogni volta che registro devono succedere i problemi. Chi è Shootdown? Ma io non ci posso credere. No, vergogna, vergogna, vergogna. E io lo dico, questa è una grandissima vergogna. Basta, vi saluto, ciao!